È stata un'azione lampo. Alle 5 del mattino queste gru, protette da 250 poliziotti, aprono una frattura proprio nell'Eastside Gallery, il tratto più lungo del muro di Berlino ancora in piedi, i cui blocchi di cemento dipinti nel 1990, con dei graffiti diventati famosi, ogni anno attirano centinaia di migliaia di turisti. Vengono rimossi 5 blocchi, al loro posto transenne, una sorta di cancello che servirà per consentire i lavori della società di investimento berlinese Living Bauhaus, che proprio qui costruirà il Living Levels, un grattacielo di 63 metri con appartamenti di lusso e uffici. L'investitore ha già assicurato che i segmenti a lavori ultimati torneranno al loro posto, ma chi protesta non ci crede. La rimozione di una parte di muro era già iniziata un mese fa, sospesa il 28 febbraio dopo che 400 persone avevano bloccato le ruspe. Contro il progetto, che prevede di spostare 23 metri della Eastside Gallery per fare spazio al nuovo edificio, ci sono tanti berlinesi. Quella parte di muro di Berlino infatti ancora oggi ha un grande significato simbolico per la città, oltre ad essere il secondo monumento più visitato di Berlino dopo la porta di Brandeburgo. Stefania Trapani, Sky TG24.